Ma Piazzese. Buonasera, capite bene che adesso è complicato. Dopo questo discorso di Peppe Di Paola diventa difficile. Ardua impresa. Io stasera, guardate, ho deciso di salire su questo palchetto con molta semplicità perché sono fortemente e fermamente convinta del mio voto quest'anno. Io quest'anno voto Massimo Battaglia e voto Massimo Battaglia non perché lo conosco da 20 anni, non per amicizia, non per affetto e non con il cuore, perché se avessi dovuto fare una scelta del genere, cioè votare con il cuore, probabilmente mi sarei trovata in difficoltà perché sono legata affettivamente ad altre persone che si portano in altri contesti. Io ho deciso di votare Massimo Battaglia per le sue capacità. E qua davanti, ora dico, ti sto durando un pochino, però ci sta. Per le sue competenze, perché è un professionista, perché è una persona caparbia, determinata, perché quando si mette in testa una cosa, credetemi, ci arriva sempre. Io ho avuto modo di constatarlo personalmente. E penso tutti noi abbiamo avuto modo di constatarlo durante la sua esperienza da assessore al turismo, ha incrementato il turismo in questo paese e l'ha fatto secondo me con intelligenza. Io, vedete, spesso mi ritrovo a parlare con persone che non sono di Campofelice, a Palermo ma anche fuori dalla nostra provincia, e mi dicono: ah, sei di Campofelice, Massimo Battaglia. Il nome che viene fuori da Campofelice di Roccella è Massimo Battaglia, e questo ci deve fare pensare. Ci deve fare pensare, non perché Massimo è accentratore, non perché Massimo è una persona che ama fare le passerelle, come lui stesso ha detto, ma perché inevitabilmente poi viene fuori il suo nome, per quello che poi sa fare, per quello che ha dimostrato di fare. Ci tengo a dire solo una cosa prima di farlo salire, perché lo voglio accanto a me, voglio chiudere con lui, quindi mi darà l'onore di salire. Sì, stasera ti tocca. Voglio dire solo due cosine. Una, che Massimo non sarà un grande oratore, e questa è la cosa che gli viene spesso detta, no? Non sa parlare, non è un bravo oratore, non ha delle competenze relazionali importanti. Io vi dico, anche per il lavoro che faccio, le competenze relazionali non sono solo verbali, sono un gesto, uno sguardo, una pacca sulla spalla. Massimo questo lo fa, lo sa fare, pronto a farlo, lo fa con tutti, con gli ultimi e con i primi. Questo mi costa personalmente. Massimo mi è stato vicino in contesti, ciascuno può parlare, ognuno di noi parla per le proprie esperienze, no? Non solo Massimo, ringrazio anche Franco Vasta per questo, perché comunque si trattava di quell'amministrazione. Io ho avuto modo di gestire un progetto finanziato dalla 328, la 328 è una legge che guarda un po' tutti i comuni che vanno da San Mauro Castelverde fino a Campofelice di Roccella e che parla di problemi socio-sanitari e socio-assistenziali. Il comune di Campofelice c'era ed era in prima fila, e c'era con Franco Vasta e c'era con Massimo Battaglia, che pur facendo l'assessore al turismo si preoccupava di problemi sociali, sanitari e assistenziali, non avendo forse le conoscenze, forse le competenze, però mi chiamava, mi chiedeva, cercava di capire, dimmi cosa possiamo fare, come possiamo aiutarvi. Bene, io sono convinta che Massimo porterà avanti questo progetto, lo farà, perché si è circondato di persone valide, di persone competenti in ambiti diversi, e la grandezza di un uomo sta proprio in questo, non nel voler essere accentratore e voler accentrare tutto su se stesso, ma nel sapersi circondare dalle persone giuste. E prego Massimo di salire su questo palco. Allora, sta salendo il candidato a sindaco, Massimo Battaglia. È il momento della vasata. Stasera di farmela franca, però non ci sono riuscito purtroppo. Ero contento, oggi non parlo, vivo questa per me questo sacrificio. Allora, intanto permettetemi di ringraziare tutti, prima di tutto Piero, perché ha condotto la serata in maniera meravigliosa, e vi invito a fare un caloroso applauso a tutti. Poi voglio ringraziare tutti gli amici che hanno in maniera proprio volontaria esprimere la propria
il proprio pensiero. E volevo dire solo questo perché mi dicono di chiudere, e chiudo. Questa serata simbolica sarà invece quello che sarà il cammino della nostra amministrazione. I cittadini, voi cittadini sarete i protagonisti insieme a me, sarete protagonisti attivi della vita di Campo Felice. Grazie, viva Campo Felice sempre!